tutto ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi vi farò vedere come realizzare questa semplicissima nail art. È perfetta per la stagione invernale, visto che comunque ci stiamo già addentrando nella stagione invernale. Io vi consiglierei appunto questa bellissima nail art, che è davvero molto semplice da realizzare, ma è anche d'effetto. Vi lascio il video tutorial ragazze. Stendiamo su tutte le unghie uno smalto bianco. Io sto utilizzando questo dell'AM, che è del numero 102. Poi, dopo che lo smalto bianco si sarà perfettamente asciugato, vado a prendere una spugnettina da make up e vado a prendere uno smalto nero, uno smalto grigio e lo smalto bianco. Lo smalto nero è dell'AM, che è del numero 151, quello grigio è della Rimmel 60 secondi ed è il numero 3090, e il bianco appunto è quello che ho utilizzato poco fa. Stendo prima il nero, poi il grigio e infine il bianco, tutti vicini tra loro, e infine vado a stendere il prodotto appunto pigiando con la spugnettina su tutta l'unghia. E vado a fare lo stesso procedimento per tutte le volte necessarie affinché appunto il colore si attacchi perfettamente all'unghia. Prendo poi solvente per unghie e un pennello largo e vado a rimuovere tutto lo smalto che appunto è andato a depositarsi sulla mia pelle. Ok, pulita tutta la pelle e il giro cuticolo, vado a prendere un top coat o uno smalto trasparente. Io per ora sto utilizzando questo di L'Oreal, che è perfetto per sigillare le nail art. Vi do un piccolissimo consiglio: se appunto non volete sporcarvi la pelle per non dover appunto dopo restare col pennello con il solvente a dover pulire appunto il vostro giro cuticole e la pelle delle dita, potete comunque mettere sempre intorno alle unghie del semplicissimo scotch, normalissimo scotch, oppure scotch di carta gommata, che rimane appunto più delicata per la pelle. Così andrete a rimuovere lo scotch e dovrete pulire solamente una piccolissima quantità. Bene, di ragazzi, smalto. Il tutorial finisce qui, spero tanto che questa semplicissima nail art vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, un bacione.